Salve a tutti, sono Alex il biondo, benvenuti in un nuovo video ragazzi, benvenuti in un nuovo episodio della carriera allenatore con il nostro Benevento. Nello scorso episodio, mi raccomando, se ancora non l'avete visto andatelo a vedere, vi lascio magari il link in descrizione. Abbiamo fatto acquisti e abbiamo iniziato la prima partita in assoluto in Coppa Italia e l'abbiamo vinta. Nei commenti mi avete scritto tantissimi consigli e veramente vi ringrazio, perché come vi ho detto nello scorso episodio non sono molto bravo, non sono molto forte e ho bisogno di un piccolo aiuto, e così vi rendo partecipi pure voi in questa carriera. Mi raccomando, anche in questo video continuate con i vostri consigli, io li leggo tutti ragazzi. Oggi andremo a fare molti acquisti e faremo molte partite in campionato. Mi raccomando, se volete il continuo di questa serie che a me sta piacendo tantissimo, anche a voi, visto che su Instagram veramente mi state scrivendo in tantissimi: Alex, quando esce il nuovo episodio? Eccolo qua. Quindi seguitemi anche su Instagram per nuove novità. Mi chiamo Alex il biondo trattino basso official. Mi raccomando, lasciate un like per supportarmi, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, dobbiamo arrivare a più presto ai 40.000 iscritti. E niente ragazzi, io credo di aver detto tutto, possiamo iniziare. Eccoci qua ragazzi, allora come vedete ora abbiamo la nostra prima partita di campionato, che sarà contro la Sampdoria in casa. Ok, ci sta. Allora, visto che ho letto tantissimi dei vostri consigli, uno di questi che mi avete scritto in molti era quello di cambiare difficoltà, anche se non sono bravissimo, ma almeno la carriera è più realistica. Quindi mettiamo campione, che ragazzi vi assicuro che sarà difficile per me perché non sono bravissimo su FIFA. Un altro consiglio che mi avete dato è di cambiare ovviamente la nostra rosa. Nello scorso episodio abbiamo preso a Bonucci e a Rebic, che mi avete detto che non sono stati gli acquisti migliori che ho fatto, però va bene ragazzi, non fa niente, io sono contento lo stesso. E ora ci andremo a vendere qualche giocatore che non ci serve e ovviamente andremo a acquistare altri giocatori. Quindi andiamo su Hub Rosa e vediamo a chi vendere. Uno dei tantissimi giocatori che mi avete consigliato è Castrovilli, che proveremo a prendere un CC che ci serve. Contattiamo per acquistare a Castrovilli. Offerta cartellino ragazzi, io ci offro sinceramente 15 milioni, vediamo, anzi 16 milioni, vediamo se va bene. Perfetto ragazzi, abbiamo acquistato a Castrovilli un ottimo giocatore. Ora credo che venderemo a Viola, ora vediamo un po'. Ok, per ora ho messo a Castrovilli a posto di Ionita, che credo lo venderemo, non lo so, faremo tipo Viola, ce lo teniamo. Ora vediamo un po'. Prossimo giocatore ragazzi è un giovanissimo del Barcellona che proveremo ad acquistare, anche se sicuramente ci costerà un pochino. Anche questo me l'avete consigliato in tantissimi, ci proviamo. È giovane, però lo facciamo crescere ed è perfetto. Eccolo qua ragazzi, l'abbiamo preso. Sinceramente abbiamo speso un pochino, però per me ne è valsa la pena. Ora non ci rimangono moltissimi soldi, io direi di iniziare la prima partita in campionato. Intanto ho messo in vendita altri giocatori e comunque qualche soldino ce lo dobbiamo fare. E siamo arrivati ragazzi alla prima giornata di campionato. Benevento, Sampdoria, in casa giochiamo. Andiamo a fare la conferenza stampa e incrociamo le dita per questa partita. Ricordo di lasciare tantissimi like per questa serie perché ci tengo moltissimo, a me mi sta piacendo. Le squadre sono scese in campo, siamo pronti per la prima partita inizio stagione. Forza Benevento, vai, è iniziata. Ci servono assolutamente 3 punti per iniziare a scalare la classifica. Sarà una partita dura ragazzi, perché la Sampdoria non è da sottovalutare, ma ce la dobbiamo fare. Grande Ansu Fati. Attenzione Castrovilli, no cazzo. Oh, attenzione ragazzi, perché la Sampdoria sta attaccando. La mette in mezzo. Mamma mia Candreva, meno male. Bonucci per Letizia sulla fascia. Attenzione Caprari, vai. Mamma mia che bel passaggio. Grande. Attenzione Castrovilli. Finta Castrovilli, ancora lui. Attenzione filtrante Caprari, entra in aria Caprari. Il primo gol del Benevento in questa nuova stagione di Serie A. Mamma mia, Benevento 1, Sampdoria 0, gol di Caprari. No, abbiamo perso una palla pericolosa qui. Attenzione Candreva.
Mamma mia, meno male te mai. Vai, fa girare sta palla. Oh, ancora Candreva. Tacco. Madonna santa. Sì, Bonucci. Ora dobbiamo far girare la palla. Stiamo ungendo, dobbiamo stare calmi. Ah ragazzi, una cosa che non vi ho detto, attenzione, intanto azione. Mannaggia, abbiamo perso palla. Volevo dirvi, fatemi sapere nei commenti che modulo devo usare ragazzi, perché sinceramente non so se va bene questo o devo cambiare. Ora vediamo, attenzione, mamma mia, Bonucci di rovesciata. Attenzione, la palla è ancora lì. Candreva, Candreva finte. Mamma mia, mi sta facendo un po' cagare sotto Candreva. Meno male, meno male. E te mai, finta e te mai. Grande per De Paoli. De Paoli per Rebic. Rebic ancora lui. Mamma mia ragazzi, recupera palla il Benevento. Caprari filtrante. Madonna santa, si andava quel filtrante. Era buona la palla, era buona. Peccato, peccato, ce l'ha intercettata. Primo calcio d'angolo della partita della Sampdoria. Facciamo attenzione, facciamo attenzione. Grande Castrovilli. La palla è ancora lì. E te mai, fermalo. Va bene. Oh, ok, grande Bonucci. Dai, dai, recuperiamo questa palla, che questi ci fanno male qui. Recuperiamola. Avanziamo, avanziamo. Dai, 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 ragazzi. Andiamo a fare il 2-0. Grandissimo Caprari. Vai Letizia, la fascia è tua, vai. Filtrante. Grandissimo per Castrovilli. Castrovilli. Gol Castrovilli ragazzi. Il nuovo acquisto della strega. E Castrovilli segna il 2-0 e si fa dura per la Sampdoria, che deve recuperare ben due gol. E finisce il primo tempo di Benevento Sampdoria ragazzi, 2-0. Sono contento, sono contento di come stiamo giocando. Sto facendo molto possesso palla e stiamo sfruttando le azioni che abbiamo. Infatti tipo non ho fatto tantissimi tiri a porta, perché come vi ho detto sto facendo molto possesso palla. Però ragazzi, la Sampdoria sta attaccando e sarà difficile mantenere il risultato. Oh, attenzione a Quagliarella, Quagliarella. Non facciamo fallo qui. No, fallo, fallo. Una punizione da una bella distanza. Oh, finta. Ci ha fregati. Mo tipo, grandissimo. E te mai, filtrante, bellissimo per Viola. Viola, attenzione, vede Rebic. Rebic è marcato. Bravo. Mamma mia, che finta Rebic. Entra in aria Rebic. 3-0 Benevento ragazzi, contro una Sampdoria che si sta attaccando, ma comunque non sta concludendo niente. E quindi il Benevento 3-0. Vai Ansu Fati, dacci la filtrante. Ancora lui, grandissimo. Grandissimo, vai De Paoli. Scatta, scatta De Paoli. Va bene, finta per Ansu Fati, Ansu Fati. No ragazzi, ho sbagliato io. Me la sono allungata troppo. Va bene, va bene, va bene. Vai Rebic, attenzione Rebic. Entra in aria. Il 4-0 ragazzi. 4-0, incredibile. Mancano solamente 2 minuti, dai ragazzi. Dai, che abbiamo fatto una grandissima partita. E finisce qua la prima partita di campionato. Benevento, Sampdoria, che porta a casa 3 punti importantissimi. Perfetto, ecco qua la nostra classifica, che siamo primi ragazzi. Fate una fotografia, perché questa è l'ultima volta che mi vedete primi in campionato. No dai, scherzo, scherzo, abbiamo giocato una bellissima partita contro la Sampdoria. E ora ci aspetta, che ci aspetta? Non lo so. Ahiaia ragazzi, la prossima partita è domenica fuori casa contro l'Atalanta. E qua sarà molto, molto, molto dura. Siamo arrivati al giorno della partita Atalanta-Benevento. Guardate un po' la formazione dell'Atalanta e poi guardate la mia. Sinceramente sarà dura, per me un pareggio va benissimo, perché comunque l'Atalanta è forte. Però ragazzi, noi fino alla fine dobbiamo lottare, crediamoci. Sono entrati in campo, ora sarà una partita molto molto dura, ma noi ci crediamo. È iniziata Atalanta-Benevento, seconda giornata di campionato. Non dobbiamo fare assolutamente cazzate, sennò ci puniscono. Grande Temai, va bene, dai ragazzi, dai. Fermalo, fermalo, vai Temai, fermalo. Non ti far fregare Temai, non ti far fregare, se è fatto fregare. Attenzione, De Rune entra in aria, Muriel. E c'è l'1-0 dell'Atalanta. Meno male, ho detto non fate cazzate, ragazzi, è dura. Non sono bravissimo su FIFA, quindi perderò molte partite. Però ragazzi, è bello così, noi ci divertiamo, l'importante è questo.
Dai Castrovilli, non te l'allungare troppo, madonna, ho sbagliato. Ancora Rebic per Ansu Fati. Ansu Fati se ne va con una bellissima fitta. Ansu Fati! E pareggio il Benevento, dai ragazzi, è dura, lo so, però ce la dobbiamo fare. Voi a casa, ragazzi, senza imbrogliare, quindi skippare con il video, magari in questo momento fate un piccolo pronostico nei commenti su questa partita. Magari chi indovina il risultato, ovviamente, ragazzi, non imbrogliate, sennò non c'è sfizio. Attenzione, no, no, Muriel. Mamma mia, meno male che si è mangiato un gol. Indovini il risultato, ragazzi, gli metterò un bel cuoricino. Caprari, attenzione, se ne va con una bellissima finta. Tiro a giro, Caprari! Ma chi è? Ma chi è Caprari? Insigne! Ma chi è? Mamma mia, 2 a 1 per il Benevento. Oh, chi ci esce? Chi ci esce qua? No, 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 no! Madonna santa, ragazzi, stiamo un po' rischiando. Viola vede a Rebic. Attenzione, ho sbagliato passaggio. Va bene, la palla ancora lì. Vai Castrovilli. No, te ne dovevi andare con una bella finta lì. E finisce il primo tempo. Una partita stupenda. Atalanta-Benevento 1-2. Sono molto contento di come stiamo giocando, ragazzi. Mi sto impegnando al massimo per vincere una partita importante. No, ragazzi, mi ha segnato l'Atalanta. Non so se l'ho registrato perché avevo un attimo stoppato la registrazione. Va bene, ci sta, ci sta. Tutto brutto, peccato, mi dispiace tantissimo. Però va bene Dai, non molliamo, e te mai per De Paoli. De Paoli perde palla, va bene, è nostra, è nostra. Dai, dai ragazzi, vai Castrovilli per Ansu Fati. Ti vede grandissimo. Ora De Paoli, vai De Paoli, vai De Paoli, vai De Paoli. De Paoli. E il Benevento al 74esimo fa il 3-2. Non dobbiamo prendere assolutamente gol. Voglio questi tre punti che sono fondamentali. Grande Temai, Ansu Fati, Ansu Fati, Rebic, grandissimo gol. E il Benevento 4-2 contro l'Atalanta. Attenzione, mamma mia, vai De Paoli, sei solo contro il portiere De Paoli. Mamma mia, che schifo. No, ho sbagliato io. Però finisce qua la partita Atalanta-Benevento e il Benevento strappa 3 punti anche contro una grandissima Atalanta. In questo momento abbiamo appena venduto a Teggio, che sinceramente non mi serviva, l'ho venduto a 2.500.000, che è comunque una buona offerta e sono contento lo stesso. Voglio acquistare Milenkovic, che comunque è un difensore centrale della Fiorentina buono. È giovane, ha 22 anni, però ragazzi, io credo che secondo me se lo facciamo crescere diventa un buon difensore centrale. Così lo metto vicino a Bonucci. Abbiamo preso Milenkovic, un difensore centrale buono, l'abbiamo preso a 11.500.000 e lo affianchiamo a Bonucci. Ok, questa è la formazione attuale che dovremo portare fino a gennaio. Sicuramente potevo fare altri acquisti migliori, però ragazzi, per me va benissimo così. Potevamo migliorare qualcosa al centrocampo, che abbiamo fatto poco, però va benissimo, non fa niente ragazzi. E ora andiamo con l'ultima partita che faremo in questa puntata, cioè la terza di campionato, che sarà contro il Cagliari. Eccoci qua ragazzi, siamo al giorno della partita e speriamo di strappare 3 punti anche da un grandissimo Cagliari. Le squadre sono pronte in campo, ora inizia la terza partita di campionato, Benevento-Cagliari, buona partita. Non lo so perché sono super carico in questa partita, dai, la voglio veramente vincere con tutto il cuore. Vai Viola per Rebic, Rebic, mamma mia come se ne va, Rebic entra in aria, gol, 1-0. 1-0 Benevento-Cagliari, bella bella, abbiamo fatto una bella azione anche se il Cagliari è pericoloso. No, attenzione ragazzi, no, 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 sbagliato, sbagliato, madonna, peccato, peccato ragazzi. Vabbè, vabbè, ci sta, 1-1, 1-1. No, no, attenzione, madonna, no, Simeone, mamma mia che mi ha combinato Simeone. Mamma mia ragazzi, no, e ho sbagliato un'altra volta. Ok, perfetto, dacci la filtrante. Cool, Schiattarella. Veramente non mi aspettavo che segnava lui. Però va benissimo. Va benissimo, veramente. Grande Schiattarella. Puntalo, 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 puntalo. Fai una fin... No, me la sono allungata troppo.
E finisce il primo tempo, più che giusto, più che giusto. Stavo rischiando, ho rischiato molte volte e infatti ho preso due gol un po' stupidi, sinceramente, perché Cagliari è dura contro il Cagliari. E inizia il secondo tempo. Oh, ragazzi, il Cagliari sta facendo molto possesso palla, gira la palla sugli esterni. Ragazzi, è difficile, però... Madonna, no, Letizia, che stai combinando? Bello, no, no, Bonucci, no, Bonucci, no. Grande, te mai rovesciata addirittura. Devo dire che il pareggio è giusto, però la voglio vincere, cazzo. No, 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 no! Montipo! Montipo! Mamma mia, I love you! Madonna, salta! No! Simeone, Simeone, all'89esimo, all'89esimo Simeone. No, ragazzi, ora la possiamo solo pareggiare perché manca pochissimo. Ora la possiamo solo pareggiare perché manca veramente poco. Il recupero ci sta, quindi... E finisce! È la prima sconfitta del Benevento in campionato contro un Cagliari fenomenale. Devo fare assolutamente i complimenti. Peccato perché ci ha segnato all'ultimo, all'89esimo. Veramente peccato, però va bene. Sono contento lo stesso. Ok ragazzi, questo episodio può finire qua. Come vedete siamo in primi in classifica, ma ci stanno altre tantissime squadre con 6 punti. Sono contento lo stesso. Mi raccomando, per favore, lasciate tanti pollicioni in su e iscrivetevi al canale, molto fondamentale. Seguitemi su Instagram alexilbiondo_official. Voglio ringraziare a tutti quelli che mi hanno dato una mano nei commenti, nel senso che mi hanno consigliato tantissimi giocatori, tante cose da fare. Grazie mille ragazzi, voi continuate nei commenti che li leggo tutti. E nulla, noi ci becchiamo nel prossimo episodio, in un prossimo video così, di una nuova serie, non lo so, sto organizzando tantissime cose, piano piano, piano piano. Ci becchiamo al prossimo video, ciao ragazzi, forza Benevento e andiamo in Champions. Ciao.